Ciao a tutti amiche e amici. Oggi continuo la nostra rubrica sui caratteristi del cinema italiano. Oggi vi raccontiamo la storia di una simpaticissima attrice che ci ha strappato tanti sorrisi con la sua genuinità e la sua spontaneità in tante pellicole di successo. Di chi stiamo parlando? Ma di Elena Fabrizi, naturalmente, meglio conosciuta come la Sora Lella. Nata a Roma il 17 giugno 1915, è, come sicuramente saprete, la sorella minore del grande Aldo Fabrizi. Nella vita in realtà non faceva l'attrice, ma aveva una trattoria sull'isola Tiberina, nel vero cuore di Roma, gestita insieme a suo figlio e a suo marito. Il ristorante Sora Lella è oggi ancora famosissimo sotto la direzione dei suoi nipoti. La Sora Lella approda al cinema con piccoli ruoli. Nel 1958 la vediamo nel film di Mario Monicelli I soliti ignoti, poi accanto a Totò e a suo fratello Aldo, ma lavora in tante altre pellicole di registi importanti come Ettore Scola, Steno, Alberto Sordi, Nanni Loi, sempre però con personaggi un po' marginali che ancora non mettono in luce la sua grande comicità. Quando è che è fidanzata? Il pranzo di fidanzamento da chi è stato pagato? Da mio padre. Vede? Ma come non tocca al padre del fidanzato? Sì, tocca al padre del fidanzato, ma il fidanzato mio era orfano di guerra. Oh, la vera svolta arriva nel 1980, quando il giovane ma già famoso attore Carlo Verdone, prossimo a girare il suo secondo film Bianco, Rosso e Verdone, sta cercando disperatamente una caratterista in grado di interpretare il ruolo della nonna del suo personaggio Mimmo, un ragazzo imbranato che fa un viaggio appunto con sua nonna per andare a votare. Mamma, le gambe mi dolono, non la faccio più, mi gonfiano. Allora vabbè, dimmelo, stanno ste carte. Dentro la bordaliera c'è pure il bolo d'arco. Un suo amico che lavora al bar Mariani, a Via dei Pettinari, suggerisce a Verdone di ascoltare la trasmissione della Sora Lella su Radio Lazio, un'emittente locale di proprietà del cantante Claudio Villa, dove prima di pranzo c'è appunto un programma condotto dalla sorella di Aldo Fabrizi, nel quale la conduttrice dà consigli alle ascoltatrici disperate riguardo alle questioni di cuore. Si parla soprattutto di tradimenti e corna. E il consiglio della Sora Lella è sempre lo stesso: ma dagli un calcio nel sedere a quello. Verdone si diverte da morire ad ascoltare quel programma radiofonico pieno di così tanta romanità e decide così di proporle la parte. L'incontro tra i due avviene proprio nel bar Mariani, vicino alla radio, dove Carlo sapeva che la Sora Lella tutti i giorni a mezzogiorno si recava per andare a bere un analcolico. I due si conoscono e quando lui le propone la parte, lei gli risponde con un sonoro "me coglioni", ma alla fine accetta. Una mattina stava a il caffè a un bar di Via dei Pettinari e il barista mi dice, il padrone mi dice, la Sora Lella che prendete? Io sento un ragazzo che mi dice, ma che stai fosse della Sora Lella? Dico, sì, cos'è la Sora Lella? Io sono Carlo Verdone. Sei Carlo Verdone? Sì, sì, tanto piacere. E te, dissi, pure, vi chiamerò per il prossimo film, dove fate? Sì, me coglioni, tu così. Io gli dico, ma tutti così dicono. Me coglioni, mi risponde. Dico, ma non ti chiamano nessuno. Dico, ma davvero mi chiami? Allora dico, già che mi chiami, scrivimi una bella pagina. Chi è? Nonna, mi hanno fatto un buono. Che vuol dire? Vuol dire che... Che te la vende il... Il più preoccupato per l'azzardata scelta è però Sergio Leone, produttore della pellicola, perché sa che la donna è piena di acciacchi, tra il colesterolo alto, problemi di circolazione e la veneranda età della donna. Ha paura che qualcosa durante le riprese del film possa andare storto. Già, la pressione alta! Che io volevi mettere la suppostina, nonna? Allora, mo pure il collirio, allora lo stesso collirio. Non mi risponde con quel tono. Ma tutto va per il meglio, anzi, tra una ripresa e l'altra, la Sora Lella, oltre a recitare, delizia tutta la troupe a suon di bucatini alla matriciana. Lo stesso Verdone dichiara che durante le riprese del film ingrassa di ben 4 kg. Il film ottiene un ottimo successo di pubblico e anche l'attrice vince addirittura il Nastro d'Argento come miglior attrice esordiente. Non è tutto alla contà del camionista, io sta di che razza di nipote che ho, grande, grosso e fregnoni, che scambia la forca per bar de mutanni. Verdone allora rincara la dose e la vuole nuovamente a suo fianco nel film Acqua e Sapone del 1983. Anche qui reciterà il ruolo della nonna del personaggio Rolando, un ragazzo che si finge prete per sbarcare il lunario. Questa interpretazione vale alla Sora Lella il Davide di Donatello come miglior attrice non protagonista. Ecco, così, bravo. Mentre io facevo così e ballavamo, no? Quei dita che sono le dicave le cosce, ma sapete che brividi. E cama non tanto facevo su e giù, come un ascensore. Ma guarda tu che sala vedi! Vergognate!
Ma scherzate? Ma non so mica tanto, eh! Dopo il film con Verdone ormai è lanciatissima ed amata dal pubblico romano e non solo. Nel 1986 partecipa al film 7 kg in 7 giorni con Carlo Verdone e Renato Pozzetto. Oh, ma ci staranno a piacere il culo questi? No! No! Mica mi sono tanta, no! No, no! Ma come va che a me mi gira tanto la testa? Non la faccio più. Deve essere così perché è come il treno. Lei è seduta e tutto passa davanti al finestrino, eh? Cioè, ma che c'entra il treno? No, c'entra nel senso che so, i grassi che si sciolgono, allora dà questo effetto così, comunque è normale. Ma che se scioglie, se io non ho mangiato niente, che sta da sciogliere? Comunque rientra nella cura, insomma, è normale, sono effetti collaterali normali. Andiamo proprio bene, cioè. Fa la nonna di Alvaro Vitali in diversi film del ciclo Pierino. Ma nonno com'era da giovane? Lui andava da pagliente, no. Fatti conto, se rompeva una sveglia, gli dicevo, aggiusta la sveglia. E che faccio? Sparegliavi? Facciamo se rompeva il lavandino, io gli dicevo, ma perché non l'aggiungi? Ma perché? Che faccio? Lo sgagnalo io? Non so, se staccava un mattone, gli dicevo, ma attacca per mattoni. E che faccio il muratore? Un giorno è entrato e ha trovato tutto fatto. Ha chiamato l'operaio, ho chiamato il pio del portiere, quel bel giovanotto che a me mi piace tanto, con quell'occhione azzurro, che me lo mangerebbe. E tu che gli hai dato? Ti ha chiesto molto? Ma niente, ma che ha voluto? Mi ha detto, mi fai il dolce o andiamo a letto a ballamore? E tu gli hai fatto il dolce, eh? E che faccio, la pasticcera io? Elena Fabrizi lavora nel cinema fino al 1992, ma anche la TV le dà ampia visibilità. Recita infatti in uno sceneggiato di Franco Rossi, Storie di amore e di amicizia del 1982, e partecipa come ospite fissa al Maurizio Costanzo Show, ma anche in tanti altri programmi televisivi. Antonello Fassari, durante la trasmissione Avanzi, ne fa un'imitazione esilerante e racconta in un'intervista che per assomigliare alla sua Lella doveva sottoporsi a lunghissime sedute di trucco. Ammazzato, ho mangiato ieri, oh. Devono essere stati i faccioli che la panna mi si stanno a rinfacciare. Meno male, manco, ho portato qualcosa per dirceli, come si dice, chiodo schiaccia chiodo. Mamma mia. Ma che no, che schifo, scusate! Spulciando nel web si trovano anche diversi video in cui la sorellella spiega le sue ricette in TV. Alcuni sono veramente vecchi, come per esempio questo in bianco e nero che stiamo per proporvi, dove la vediamo raccontare come si cucina il vero pollo alla romana a Gigi Balista, che molti ricorderanno per aver interpretato il conte Dell'Ara nel film Febbre da cavallo. Questo è il pollo alla romana, è il pollo più forte che esista a Roma. Proprio, è una cosa tradizionale che dice, ah, che non ci voglia mangiare, e il pollo fatto con i peperoni alla romana è speciale, mo io lo faccio vedere. Ma dico, non è mica l'unica maniera, sa, da fare il pollo quello lì. Mo te faccio vedere come lo faccio. Non s'arrabbi, non s'arrabbi. E no, che c'entra, ma la biotina dice pollo alla marenga, ma chi lo conosce sto pollo alla marenga? Ma dico, non mica ho offeso lei, nei polli di casa lo sta. No, ma lei ha offeso Roma. Roma si mangia così. Ma come? Ma se a Roma sono venuto da 15 anni e ma sto benissimo. No, ma Roma si mangia il pollo per carità la romana, ma che tenta! Nel 1993, a 75 anni, è in scena a teatro con la compagnia di Fiorenzo Fiorentini, ma il 9 agosto di questo stesso anno ci lascia dopo essere stata colta da un'ischemia cerebrale e complicanze del diabete. Nel 2012, in suo ricordo, la tifoseria della Lazio, durante una partita, espone un enorme striscione con raffigurato il suo indimenticabile volto. È il momento dei saluti, amici. Mi raccomando, lasciate un commento e condividete il video sui social. Se vi è piaciuto, lasciatemi un like. Se è la prima volta che siete qui, fate clic sul tasto iscriviti, così vi arriveranno le notifiche per un nuovo video. Mi raccomando, sempre ottimisti e positivi. Al prossimo video. Ciao ciao!